Ciao, sono Alessio Berti, chef del ristorante Macelleria di Torino. Adesso vi farò vedere alcuni piatti di semplice realizzazione della nostra carta. Adesso dobbiamo preparare un petto d'anatra calvados. Gli ingredienti sono un petto d'anatra di circa 270 grammi, circa 80 grammi di mela cubettata con la buccia, perché almeno dà un pochettino più di gusto, un pochettino di panna non molta, e del sugo d'arrosto, probabilmente preparato in precedenza, del burro che userò per soffriggere e del calvados di ottima qualità. Mi accingo a preparare la salsa del nostro petto d'anatra con le nostre mele cubettate, come ho fatto vedere in precedenza. Faccio imbiondire leggermente le nostre mele con il burro, che lasciano un bel gusto. L'anatra l'ho messa in forno a 180 gradi con un po' di olio e le erbe. Se no, in padella, farla cuocere con questa salsa qua, tende a seccare un pochettino. Quando le mele sono leggermente imbiondite, bagno con il calvados. Bagno con del calvados. Appena sfumato, però come si può vedere la mela inizia a rilasciare tutte le sue proprietà, aggiungo un pochettino di panna, sugo d'arrosto, abbasso la fiamma, se no tende a dividersi il tutto. Vedete che la salsa inizia a prendere il suo colore, a diventare corposa. E voilà, e la salsa è pronta. Mi raccomando che non deve cuocere molto la mela. Trascorsi i nostri 20 minuti di cottura a 180 gradi dell'anatra, mi accingo a togliere dal forno. Infatti, come si può vedere, ha preso il suo colore. L'anatra, mi raccomando, che non deve essere ben cotta, deve essere sempre blu l'anatra. La taglio in due, cercando di dare un certo taglio così scaloppato, che si vede il cuore, vedete che è al sangue. In precedenza ho preparato un pane semplicemente passato in forno con delle erbe, un pane aromatico, disposto su delle fettine di mela. E poi vado a ricoprire tutto con la nostra salsa. E finiamo poi di decorare. Io qui ho aggiunto delle bucce di melanzana che danno un colore particolare, sono delle bucce di melanzane fritte, sono particolari, croccanti, non ovviamente molte, sennò possono risultare amare, però così danno un bel colore al piatto e staccano abbastanza.